mia destra potete vedere il primo dojo sulle connessioni, dove vengono spiegate tutte le connessioni che ci sono all'interno di Panda. C'è, abbiamo inserito anche le connessioni del nuovo modello che stiamo lanciando nella Night Hybrid, e questo ci permette di poterlo simulare sia su Guardiotto, perché abbiamo tutte le difficoltà che abbiamo avuto nel tempo, ma non solo, mi ricordo anche su questa che era una replica della Panda, che ci dà le altezze di quello che vediamo in linea, che abbiamo costruito noi tra l'altro. Che ci permette di fare simulazioni con gli ostacoli che abbiamo in vettura, oppure di capire bene l'archimetria, per capire tutte quelle che possono essere le difficoltà in quando si fa un'operazione del genere. Ovviamente io questa l'abbiamo anche utilizzata per spiegare un po' i flussi del funzionamento della nuova macchina. Penso queste sono operazioni manuali? Queste sono tutte operazioni manuali, sono quelle che sono più critiche, sono state nel passato più critiche, quindi la connessione della centralina, la connessione dietro del paraurti, e poi abbiamo inserito banalmente la forza di magari connettere, uno si dimentica di connettere nel modo giusto. No, proprio delle criticità che abbiamo avuto nel tempo, e quindi facciamo capire, guarda, questo tipo di connessione lo devi mettere, però lo devi agganciare perché sennò non va, oppure ci sono degli esempi pratici che spiegano le criticità che abbiamo avuto, per far capire alle persone come va fatta, e gli facciamo capire anche l'eventuale problema che può generare. E infatti su quest'ottica abbiamo il dojo, per esempio, dei serraggi, dove qui praticamente facciamo capire sempre la teoria del serraggio, che cosa c'è dentro un serraggio e cosa può succedere quando un serraggio non viene fatto bene. E infatti Fabio, questi altri due dojo io li ho chiamati dojo emozionali, perché diamo la percezione alle persone che quando non fanno un serraggio bene cosa succede. Ecco qua, questo è un serraggio non fatto bene. Quando è serrato bene non fa rumore, quando lo sviti fa rumore, quindi quello che il cliente vede, no? Quindi dare anche la percezione di quello che effettivamente si vede all'esterno. Gli inferiori che sono ci sembrano troppo affossati, con i progettisti abbiamo chiesto proprio l'eliminazione sostituendoli con fissaggi a scatto, con fissaggi alternativi, quelli superiori di arretrarli verso l'operatore. Questo qual è il fine ultimo? È di cercare di far fare le operazioni dall'esterno vettura senza dover fare la salita in vettura, salita in discesa per ogni montaggio. Come vedete, poi nella stazione successiva, dove abbiamo l'altimetria di 70 cm dal suolo, il corpo mobiletto è molto più frontale all'operatore, riesce a raggiungerlo meglio. Questo è uno studio rilasciato, ecco il collegamento poi alle matematiche che insieme a noi lavorano per sviluppare il progetto, ci rilasciano le prime bozze e se ci stanno bene si prosegue su quella strada senza dover, ecco, partire già con la produzione, chiedere modifiche di prodotti fisici reali. Già qui riusciamo a fare un'ottima valutazione. Team leader Antonio Della Monica, e in effetti qui è l'area dove viene eseguita la parte pratica per quanto riguarda il contenuto formativo del costo del prodotto, e grazie su quel banco c'è l'esploso dei riduttori GPL e analizziamo il componente per poi emettere una nuova proposta ai fini di ridurre il costo del prodotto. Tutto questo viene fatto perché una volta finito il training qui di formazione in Academy, scendiamo giù in officina e analizzando i componenti che assembliamo sui nostri domini emettiamo nuove proposte ai fini di ridurre il costo del prodotto PANDA. E tutto il risultato di questo lavoro è presentato su quel tabellone dove ci sono tutte le proposte fatte, quelle approvate e quelle emesse. Logicamente tutto questo lavoro che è stato fatto su PANDA e sta continuando su PANDA, io e i miei colleghi team leader che facciamo parte del progetto QPI lo stanno ribaltando sul nuovo prodotto. Infatti ad oggi già sono 74 le PM emesse, delle quali 60 in fase di analisi e 14 già approvate.